ci sta guardando il filmato che abbiamo appena fatto e adesso ci dirà qualcosa in merito al 1 maggio, ma anche quello che sta succedendo in Parlamento. Sei in diretta. Ciao a tutti, oggi è la festa dei lavoratori, quindi siamo anche noi qui a festeggiare un lavoro che però purtroppo ultimamente scarseggia. Le misure messe in atto dal governo non sono sufficienti perché hanno soltanto rivisto i contratti, chiaramente a ribasso verso una precarizzazione, ma non è questo il modo sicuramente per creare lavoro, servono iniziative sicuramente di altro tipo, serve una gestione diversa della fiscalità, una deburocratizzazione e serve un incentivo a quelle aziende che lavorano bene, quindi iniettare un po' di speranza nelle imprese che vogliono dare lavoro. Questa settimana in Parlamento in realtà è stata una settimana breve perché oggi è giovedì o mercoledì, tutti i giorni, oggi mi sono persa, oggi è giovedì. E quindi sono stati soltanto i primi 3 giorni di lavoro in aula parlamentare, c'è stata la fiducia sul decreto sulle droghe, quindi ci sono stati 2 giorni di stop sostanzialmente con le commissioni bloccate e in questi 2 giorni sono riuscita a lavorare molto comunque in ufficio e sto ultimando 2 proposte di legge e ho ultimato anche un'interrogazione abbastanza pesante che nei prossimi giorni poi uscirà fuori e non posso dirvi niente in merito. Mentre invece le proposte di legge che sto scrivendo sono una in merito al turismo e quindi per incentivare un settore che comunque è la punta, è una delle punte di diamante della nostra economia e che puntualmente non viene invece gestito come si deve, comunque non viene valorizzato, per cui sto proponendo una serie di misure per incentivare il turismo. E dall'altra parte invece sto facendo una proposta di legge sulla mobilità sostenibile, visto che ho fatto diversi emendamenti e ordini del giorno per quanto riguarda il retrofit delle auto elettriche, ciò significa il passaggio delle auto da motore endotermico, quindi tradizionale, a combustione, e quindi benzina, eccetera, trasformandolo in elettrico, comunque in mezzi a basso impatto ambientale. E per cui adesso sono a lavoro su questi argomenti qui e prossimamente al Senato in particolar modo ci saranno in discussione le riforme istituzionali, infatti ieri c'è stata un'assemblea congiunta di Camera e Senato in cui si è discusso molto della nostra posizione sulle riforme istituzionali, è un argomento molto caldo, un argomento in cui anche lo stesso Partito Democratico è diviso e noi comunque continueremo sull'onda del nostro metodo che è la cosa più importante, quindi faremo consultazioni online per capire anche i cittadini che tipo di riforme istituzionali vorranno per il loro paese. Quindi per adesso vi saluto e alla prossima. Ciao. Grazie Mer. Bene. Ti saluto un'altra volta. Da Imola, Movimento 5 Stelle. Deve chiedere un'informazione.